rischiare. Non dovrebbe venire molta. Noi speriamo in verità che ne arrivi tante. Questo è il presepe che hanno costruito mio marito insieme ai nipotini. E qui c'è ancora il muschio tutto da sistemare. Verrà fatto in settimane. Facendo fare un giro del giardino in inverno, perché l'estate l'abbiamo già visto. Là ci sono le ultime rose. Questa è Clarissa, che già conoscete. Da Clarissa vengono tanti uccellini, ghiandaie, gazze soprattutto, ma anche un picchio, un bellissimo picchio dal ciuffetto rosso. E questo è Nalù, il mio maltesino, che ha 4 anni. Adesso lo metto giù perché vuole andare a zampettare in giardino. E me l'hanno regalato quando sono andata in pensione. Era un po' piscione da piccolo. L'avevano anche ridato indietro per questo motivo e noi l'abbiamo preso e gli è passata. Adesso lo metto giù, così è libero di andare dove vuole. Adesso vi porto a vedere l'unico altro animale che eccolo qua, questa è Felice, è una coniglietta, ha 5 anni, l'aveva presa mia figlia e mio genero in appartamento a Torino, poi quando ci siamo trasferiti qua e abbiamo costruito questa gabbia, adesso la chiudo perché abbiamo paura di notte che qualcuno arrivi a papparsela e le porto la pappa, sta aspettando la pappa lei. Ecco qua. Sacchetto per il cane. La sua pappa, premietti e altro non lo so, la prepara mia figlia. Io gliela do e l'apro, la chiudo alla sera e l'apro al mattino. Spostati Felice, fammi entrare. No, 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 ecco. Vedete?